In Abruzzo manca ancora un piano integrato di trasporto pubblico locale. Indetto uno sciopero per il 13 settembre. Anche i privati chiedono interventi. Trasporto pubblico locale. In Abruzzo manca ancora un piano integrato del settore. I sindacati hanno indetto uno sciopero per il 13 settembre. Gli operatori privati chiedono alla regione un cambio di rotta. Federico Malerba. Tra poco meno di un mese, venerdì 13 settembre, il trasporto pubblico abruzzese, pubblico e privato, si fermerà per 4 ore dalle 17.30 alle 21.30. Diversi i motivi dello sciopero indetto da FILT, CGL, UGL, Autoferro Tranvieri e Orsa Trasporti, a partire dall'assenza di un piano integrato per il settore. Vengono denunciate in particolare la continua emorragia di risorse e investimenti e l'assenza di un bando di gara per le aziende private, circa 50, mentre la Regione continua a optare per i subaffidamenti. Anche gli operatori privati contestano questa scelta perché secondo loro avvantaggia la TUA, l'azienda pubblica affidataria diretta del 70% dei servizi con il sistema dell'in-house providing, il che secondo loro rende illegittimo l'istituto del subaffidamento laddove la normativa regionale parla di subconcessione, ma non solo. D'altro canto c'è anche che la regione consentirebbe a TUA di lucrare un margine di guadagno dalla differenza tra gli importi che essa incassa dalla regione stessa e quelli che dovrebbe riversare alle imprese subaffidatarie vincitrici della gara con un sistema che è al massimo ribasso che secondo noi ha qualche limite di legittimità. C'è poi, come detto, anche un problema di risorse. Per i privati i tagli derivano dalla decurtazione dei contributi per l'applicazione dei contratti nazionali, la sterilizzazione della contribuzione in acconto e la mancata erogazione dei saldi, oltre al blocco delle tariffe. Tutto questo si traduce in un taglio secco di circa 20 milioni di euro all'anno, che in 4 anni sono 80 milioni di euro. Sono tanti soldi che il settore non può permettersi di perdere. Quindi abbiamo bisogno che questo governo regionale riveda la sua posizione in termini globali.